ci sono delle poesie scritte per il gusto di scrivere, quello perché c'è un'urgenza di raccontare. Quello che è bello, ognuno fa pratica un'arte, è perché ci crede. Noi ci crediamo e ci vedete anche voi. E io vi ringrazio perché mi avete dato l'opportunità di dover sentire cose che vengono veramente dal cuore. Grazie. Tra l'altro hai menzionato premi, da poco sei stato insignito di un premio importante, mi piacerebbe che tu lo dicessi. Sì, siccome il libro di Filippo Tristan ha avuto delle bellissime recensioni, ha avuto la moglie della preparazione di Pino Imperatore, grande scrittore umanistico, la mia scrittura umanistica, che sono felicissimo oggi di essere qua perché siamo nel teatro in Città Massimo Troisi, e a dicembre ho avuto l'onore di aver vinto il premio Massimo Troisi della scrittura umanistica a San Giorgio Cremano. Bravissimo, passiamo alla Cristian. Sì, anch'io vi ringrazio tutti, faccio un bravo in generale a tutti coloro che hanno partecipato, perché bisogna partecipare a questo tipo di selezione, di contest, di premio. In particolare complimenti a chi sale sul palco e chi riceve la testata. Però volevo fare un'altra considerazione molto bella. Noi adesso abbiamo appunto visto, sentito recitare. Tu non hai semplicemente detto, hai interpretato e recitato. E dalla vibrazione della tua voce si capiva che tu avevi creato in quel momento un ponte fra coloro che avevano scritto e la tua persona. E questo a testimonianza di una cosa molto semplice, che scrivere resta lo strumento più efficace, il ponte più efficace tra le proprie emozioni, i propri pensieri, i propri sentimenti e il prossimo. Perché questo io ci tengo molto sul valore pedagogico della scrittura, perché questa è una cosa che per quanto possibile dovete promozionare verso le vostre famiglie, verso le scuole. Scrivere fa bene. Scrivere fa esteriorizzare maggiormente quello che abbiamo dentro. Scrivere è benefico, perché molto spesso noi parliamo delle persone per timore o non so, per timidezza, noi non riusciamo, cercando di rapportarci, non riusciamo a capire quelle persone come sono fatte. Molto spesso scrivere, appunto, come aveva detto prima la personalizzata, che credo sarà là dopo. È un mezzo per far sì che quello che io sento riesco efficacemente a trasporlo. Perché magari in maniera o l'altra, prima poi di sciogliersi con maggiore esercizio e tutto il resto, io non sono capace di esprimerlo. E questo è un aspetto importante. Scrivere fa bene. E concludo con questa frase assurda, che può sembrare apparentemente banale, ma scrivere, no, fa bene. E detto ciò, allora vi invito a salire così procediamo prima con gli attestati. Raffaele Gagliardi. Grazie di aver partecipato, spero di aver interpretato con le giuste parole i suoi versi. Divinamente, grazie. Grazie anche per le emozioni che mi avete dato e spero di continuare su questa strada. Grazie. Grazie a lei, sono d'accordo, quindi esci mi aiuta lui con gli attestati così. Invito non a scendere ma a rimanere perché poi abbiamo, quindi se si vuole mettere sulla destra, così facciamo con tutti gli altri e poi avremo quindi sul palco la premiazione. Andiamo avanti. Monica Boccia.
di aver partecipato, e la scrittrice vi dico che siamo in tanti quindi su questo palco adesso, che condivido ciò che ha detto, è che è una cosa bellissima, forse siamo fortunati, perché puoi avere al di là del talento, della bravura nello scrivere, ma sentire tutto questo nel nostro cuore, la nostra anima, non l'abbiamo scelto, credo, quindi è un privilegio, facciamola forte. Grazie, Cinzia, accomodi. Anche perché io devo dire una cosa semplicissima, molti talenti sono nascosti, né? Dobbiamo essere semplicemente noi bravi a muovere la polvere. Questo è il mio premio, come tanti altri, credo vogliano cercare, spero anche più giovani, sento proprio giovanissimi, avvicinarli alla scrittura, che oggi io ho una figlia di 15 anni, oltre che una di 6 anni, lei è molto appassionata, ma la maggioranza dei suoi coetanei proprio... cioè, insomma, purtroppo questi social sappiamo, no? Quindi è un po' una, nel mio piccolo, una piccola battaglia che da buona letterata cerco di portare avanti. Inizio ora a portare avanti, spero che mi sosterriate sempre. Andiamo avanti. Rosa Maria Fugetto. Grazie di aver partecipato, le passo la parola. Salve, ho saputo di questo concorso tardi, quindi ho lasciato i lavori che facevo e ho scritto questo romanzino di getto. Sono state due notti insonni e mi è stata la cosa più bella che avessi mai fatto e che mi farei da stasera. Grazie. Ti passo la parola. No, io vorrei solo dire che la scrittura è uno strumento forte anche per denunciare socialmente qualcosa che ci accade intorno, quindi è giusto usarla anche così. Grazie. Grazie, grazie mille. Cos'è? Ti vuoi accomodare alla nostra sinistra? Facciamo prima una foto. Sì, ci bilanciamo. Grazie. Rossella Corsuto. Lo sono io, immagino voi. Una mattinata come dire, di emozioni fortissime. È stata una mattinata di emozioni fortissime, non me l'aspettavo e grazie. Ho cominciato a piangere con le parole della tua poesia, poi mi riprendevo, poi leggevo altri versi e continuavo a piangere.
veramente le parole fossero tanto, poi ovviamente lette, recitate, quindi emozionano ancora di più, però penso che veramente le emozioni che si vivono con la parola scritta non sono difficilmente replicabili. Grazie. Assolutamente grazie a lei per aver fatto vivere in primis a me queste emozioni. Fotografia. Grazie, si accomodi qui a sinistra. Alessandro Amalfitano. Lascio la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io scrivo per terapia. Per me è uno sfogo perché le persone che mi sono più care non ci sono più. Quindi è l'unico modo che ho per ricordarle, tramite le poesie, tramite i racconti. Ce n'era uno prima che ha letto quello della figlia con la madre sul letto di morte, che mi ha riportato anche a me quei momenti bruttissimi. E niente, la prima poesia questa che scrivo in dialetto, sempre scritta in lingua, sì, è scritta metà ottobre, quando si avvicinava proprio la festività dei morti. Mi avevo da rigetto, l'ho scritto in 5 minuti, provare a scrivere in italiano non mi veniva, per questo ho provato a scrivere in napoletano e in 5 minuti è andata giù, veramente, quando ti viene l'ispirazione non ti può fermare, quindi vi ringrazio. Infatti volevo dire, l'autocommozione, quando ci si imbatte in un procedimento, ci si volta in un procedimento, vuol dire quella è la via giusta. Quella è la via da seguire, vuol dire che avete imboccato la via giusta. Complimenti. Loris Savella, c'è? Non c'è? Era l'ultimo dei presenti stamattina. No, Maria Di Massa. Maria Di Massa. Ci siamo conosciuti in accademia quando hai portato le tue opere, fa piacere di vederti qui poi dopo aver letto le tue opere. E complimenti, ti passo la parola. Ringrazio tanto tutti e soprattutto te per avermi dato un'ulteriore emozione con la tua teatralità. Comunque volevo dire che per me queste sono mie emozioni che come farfalle si posano sul foglio bianco. Concludiamo in poesia. Grazie Maria, accomodati. Avanti di qua. No, Maria, non scendere. Rosa Arpaia. Stavo anche a lei, le passo la parola. Oggi si è avverato di nuovo un sogno e ringrazio lei per aver dato voce al mio dolore e ai miei vissuti tristi di ogni giorno. E scrivere per me, ecco, significa liberarmi da questo dolore. E certe volte è difficile, non basta scrivere. Infatti uno dei miei scritti, il racconto Double Me, è diventato un film e spero di aiutare chi, scrivendo, raccontando, chi soffre come me sull'adozione, sì, e poi vissuti come docente, vedere maltrattamenti di bambini disabili, e la cosa proprio che non sopporto.
come mamma e anche come insegnante. Questo non va bene. Quindi quella poesia l'ho scritta a mezzanotte, perché dopo giorni di visioni di maltrattamenti, di colleghe che fanno queste cose, no, io non ce l'ho fatta. E in un modo mi dovevo liberare e non riuscivo a dormire e ho scritto questi versi. Grazie a lei. Assolutamente grazie a voi. Come le preferite? Facciamo una domanda. Beh, le emozioni veramente sono tantissime. E, allora, a questo punto ci prepariamo invece per la premiazione ufficiale. Premetto che è stato molto difficile scegliere un terzo, un secondo e un primo posto per ogni categoria, però dovevamo farlo. Allora, voglio partire innanzitutto da un premio extra, che è un premio al talento emergente. Aspettate che mi preparo anche ufficialmente con tutto. Segno, ci alterniamo, facciamo il primo tu. Allora, questo premio al talento emergente va al racconto Helen della scrittrice Maria Di Massa. Ecco, vieni. È stato il primo che ho letto, così lo ricordate, altrimenti. Grazie. Sul uomo conosciuto dall'altro lato, che però non era reale, non esiste. C'è un'altra foto. Comunque la salva. Grazie Maria. Andiamo avanti. Riaccomodati, sì, rimani con noi. Allora, quindi sezione poesia, terzo posto, con la lirica Diversamente Dio, Arpaia Rosita. Segna lui stavolta, ecco, complimenti. Facciamo un'altra foto, magari qualcuno ci scatta. O... ah, ecco, c'è qua. Grazie. Magari sulla mia pagina Accademia delle Palme, se vi fa piacere di condividerle. Esatto. Bene. Andiamo avanti. Invece, con il secondo posto, per quanto riguarda sempre la sezione poesia, Loris Savella con Messia Silenzioso, che non è presente in sala, va bene, ma comunque il nostro applauso. E siamo al momento del primo posto, quindi lo vuoi annunciare tu? Sezione poesia, secondo premio per te del 2019, il primo posto va con Anot ad Alessandro Valfidano. Racconto breve. Allora, racconto breve, terzo posto. Il linguaggio dell'amore, Rosaria Scotti. Grazie ancora.
Bene, andiamo avanti con il secondo posto. Facciamo annunciare. Secondo posto con Non è mia madre, Rossella Corsuto. Benissimo, allora, Anna Chiara, consegnami tu. Il terzo, la coppa del terzo posto va data ad Arpaia Rosita per Diversamente Dio. Ecco. L'altra coppa del terzo posto va data a Rosaria Scotti per Il linguaggio dell'amore. Eccola. Poi facciamo una foto finale tutti insieme. Poi, invece, questi sono secondo posto, giusto? Loris Savella, che non c'è. Non è presente, e Rossella Corsuto, Non è mia madre. Bene, a questo punto ti passo la parola, prima di salutarci e di dare invece a voi un nostro personale riconoscimento. La parola legata al fatto del posso... emozionatissimo. Devo dire la verità, penso che anche tu lo sia, no? Per questa condizione, perché aver appunto fatto la, per questo iniziato con questa manifestazione ci ha gonfiato d'orgoglio. Noi abbiamo avuto la notizia una quindicina di giorni fa, poi giustamente dovevate accettare la nostra presenza, e quando ho detto ad Armando pensavo che io scherzassi, perché diciamo fortunatamente noi abbiamo una dote, siamo piuttosto umili, quindi diciamo questo però diciamo con pari umiltà, pari orgoglio per aver insomma vinto questo premio. Volevo fare una considerazione personale sull'organizzazione, un'organizzazione ovviamente che ho trovato diciamo allineata, perfetta. Spero che negli anni a seguire aumenti sempre più, per quello che ho detto prima, il numero dei partecipanti. Perché, ripeto, la scrittura è uno strumento fondamentale e oggi sia dal lato della poesia che dal lato dei racconti io ho visto emozioni vere, sia alla mia destra che alla mia sinistra ci sono persone realmente felici di aver conseguito un risultato, e gli auguro ogni migliore fortuna anche per il proseguo a tutti, e non posso fare altro che aggiungere per un'altra volta i miei migliori complimenti a tutti quanti, grazie. Sì, vabbè, diciamo questo libro l'abbiamo scritto insieme. Prossimamente, vabbè, io ho un percorso narrativo abbastanza articolato perché esce una raccolta a luglio, esce un libro comico episodio ambientale a Napoli a settembre, poi ci sarà un noir, insomma ci sono tutta una serie di cose. Poi, però ancora non lo posso dire troppo ad alta voce, mi hanno chiesto di fare una sceneggiatura di una pellicola ambientata a Napoli. Spero che abbia un buon seguito e insomma ci divertiremo. L'importante è il divertimento. Grazie. Io voglio dire due cose davanti. La
e lo dico agli amici scrittori, agli amici poeti, non regalate le vostre parole. C'è una cosa che spesso viene fatta per gli scrittori esordienti, ovvero trovare qualcuno che dice il libro lo voglio gratis, ti faccio stampare un libro ma mi devi dare i soldi. No. Se troverete un editore che voglia pubblicare i vostri racconti di poesie, i vostri romanzi, cercatelo, trovatelo. Se vi chiedono soldi, non è un editore. Andate nelle librerie a prendere libri. E un'altra cosa, e la dico per esempio, c'è una persona che conosco tra i premiati che collabora con la libreria, la quale tengo molto, che io ci sto. I libri che uno scrittore scrive non devono essere regalati. Perché se io regalo questo libro, che costa 15 euro e che oggi vendiamo a 12 perché io volessi acquistare, è un modo di svilire il nostro lavoro. Qui dentro ci sono 6 mesi, anzi ci sta un anno e 3 mesi di sudore, mio e di Cristian. Così come ci sta il sudore nel vostro racconto e nelle vostre poesie. Se le persone mi dicono, a me lo devi regalare, cosa così? No, perché non stanno rispettando il vostro impegno. Nunziana sta lavorando per darvi un'opportunità, ha fatto un grandissimo lavoro dietro le quinte per far sì che oggi si potesse creare una manifestazione di questo genere e va premiato, va premiato anche il vostro sforzo. Quindi se troverete un editore, consiglio banale, che non sia gratis e non regalate le cose. Io sarò dunque settimana prossima a Sorrento, presentandoci sta ricomincio da libri per il Sorrento Festival e poi il grande onore vado al Salone del Libro di Torino. Sono stato invitato a Torino, quindi andrò a presentare il libro nuovo, la famiglia con la mia maiuscola, probabilmente Troisi, a Torino. E poi più avanti andremo avanti con altre cose di cui magari parleremo insieme quando ci vedremo alla prossima occasione. Grazie. Anche complimenti e un bocca al lupo per tutto ciò che verrà da oggi in avanti, per voi ma anche per voi che siete presenti qui stamattina, che ringrazio ancora enormemente per la fiducia e per aver sottoposto la vostra vena artistica alla mia attenzione. E mi piacerebbe se i primi due posti venissero da me, i primi due classificati, così mi aiutate a fare una cosa, magari poggiamo un attimo le cose qui, le vostre cose qui, poggiatele qui, poi dopo le ridiamo. Ok, venite, venite. Allora, ufficialmente mi fa piacere premiarvi con la loro collaborazione, quindi da premiati ora scambiamo i ruoli, venite avanti. Allora, metti dall'altro lato? Bene, allora partiamo. Questa targa a Armando Grassitelli, infatti vieni di qua, perfetto. Premio speciale della critica per l'alto valore letterario e l'originalità narrativa ad Armando Grassitelli per il libro Come le storie che cominciano. A premiare sarà lei. Una foto. Okay. Grazie davvero. E sempre premio speciale della critica per l'alto valore letterario e l'originalità narrativa a Cristian Capello. Insieme, non voglio dare le spalle a nessuno. E tutti sfiguriamo vicino con tutti i tacchi da fare. Bene, allora mi piacerebbe avere una foto tutti insieme. Se andiamo avanti, come quando facciamo le cose di danza, mettiamoci tutti in fila, venite tutti vicini, prendete anche i vostri premi, però magari così se volete. Vieni, portiamoci un po' qua. No, mettetevi anche di fianco, tanto da lontano veniamo in tanti. Non vi coprite tra di voi. Bene, ok. Perfetto, allora ringrazio anche il pubblico che è stato qui stamattina, vi auguro una buona Pasqua e spero di incontrarvi presto. Grazie, veramente per questo così mi sono ritrovato. Sì, infatti, no. Se mi dai più luce piena sul palco così facciamo qualche altra foto e vi ricordo che chiaramente per chi volesse approfittare della lettura di questo bellissimo libro sono qui disponibili le copie, però vi vengo a
a salutare di persona. Aspetta di aver fatto un buon servizio. Grazie per farlo. Siamo degli esempi di buon bella, mi piace. Grazie. Prima